Pont-Saint-Martin, il carnevale storico. Lì la figura di San Martino ritorna potentemente legata al demonio. Demonio che viene ingannato da San Martino e cacciato, allontanato. E dove siamo? Siamo su un ponte, quindi appena fuori dal centro abitato. Lui protegge la comunità. Ma qui cosa c'entra? C'entra per il semplice fatto che l'area megalitica è un condensato di paganesimo, se vogliamo. Il suo deposito archeologico, che risale fino al tardo neolitico, quindi vuol dire circa 6200 anni fa, ci riporta a epoche dove la religione cattolica era ben lungi dall'arrivare. Questi resti, queste testimonianze sicuramente erano in qualche modo conosciuti, sicuramente erano in qualche modo percepiti, ma non capiti. Tutto ciò che non veniva capito, che non veniva interpretato, era in qualche modo opera del demonio, era in qualche modo da purificare. Ecco che appunto la costruzione di un luogo di culto cristiano dedicato a questo santo in particolare, in questo luogo in particolare, già nel XII secolo d.C., racchiudeva in sé questa funzione, una funzione purificatrice nei confronti di un'area molto vasta di cui si sapeva esistere delle tracce non cristiane, difficili da capire e quindi in qualche modo pagane barra demoniache. Ecco che San Martino, messo qui, doveva difendere dalla presenza di questi resti così misteriosi, che invece oggi, fortunatamente, grazie al lavoro degli archeologi, siamo riusciti a capire, a leggere e ad apprezzare.